si chiude il sipario sull'ottava edizione del premio Pio Alferano con la direzione artistica di Vittorio Sgarbi, organizzato dalla Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito, presieduta da Santino Carta, e dal Comune di Castellabate, che premia personalità nazionali ed internazionali che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'imprenditoria e del sociale. All'interno della corte del Castello dell'Abate, con la conduzione della giornalista televisiva Greta Mauro, quest'anno tra i prestigiosi premiati ospiti di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura. Dopo la cerimonia di consegna, il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha inoltre inaugurato le mostre visibili fino al 30 settembre. La prima volta che vengo a Castellabate e lo conoscevo, perché chi non conosce Castellabate, insomma, è famoso ormai, è un posto famoso, per me è oltretutto un posto meraviglioso. Ho scoperto un luogo dove tornerò, non sono mai stata al Castello dell'Abate, quindi sono molto emozionata di andare al Castello dell'Abate, e il premio Pio Alferano quest'anno è l'ottava edizione, io ho l'onore di presentarlo. È un premio importantissimo perché è un premio che appunto premia persone che si sono distinte nella cura, no, dell'arte, della cultura, e che nasce proprio nel ricordo del generale Pio Alferano, che negli anni 70 è stato al comando del nucleo per la tutela del patrimonio artistico, ha fatto un lavoro enorme, ha recuperato attraverso il suo lavoro e la sua opera investigativa tantissime opere d'arte trafugate, quindi è un grande onore con la direzione di Vittorio Sgarbi. Vediamo come andrà la serata, insomma, deve ancora iniziare, io sono molto emozionata e molto molto felice, e questo posto è meraviglioso, complimenti a voi che ci vivete. Grazie, torna a trovarci quando vuoi, certo, ovviamente. Certo, no, assolutamente, così sarà, succederà. C'è sempre un po' di adrenalina prima di salire sul palco, c'è un rito scaramantico, dato che siamo a sud, che di solito ripeti. Ma lo sai che non lo so, no, non c'è un rito scaramantico, c'è adrenalina, chiamiamola adrenalina se non agitazione, emozione, e ogni volta c'è il desiderio di iniziare, no? C'è il desiderio di iniziare e io non vedo l'ora. Ti aspettiamo qui a Castellabate, quindi se vuoi tornare anche in vacanza, certo, o comunque certo, a ripresentare il prossimo premio Pio Alferano, perché no? Vediamo Sgarbi cosa stasera dice. Esatto. Ma com'è Sgarbi? No, ma Sgarbi è fantastico, anzi io che lo conosco da anni, che ci ho lavorato insieme in tante trasmissioni televisive, adesso lo vedo in una veste un po' più seriosa, no? In questo nell'ambito del premio Pio Alferano, quindi vediamo stasera come sarà, vediamo se è lo Sgarbi che conosco io. Compagnia di Michele Placido, che questa sera riceverà il premio Pio Alferano. Un'emozione qui a Castellabate, però non è la prima volta che è qui, perché anche lo scorso anno è stato al Castello dell'Abate per una sua interpretazione. Esatto, però quest'anno è più importante l'evento, perché è un premio importante, perché viene dato da personalità importanti, soprattutto appunto Sgarbi in testa, senza togliere agli altri naturalmente giurati. E per me è un grande piacere, un grande onore, perché è interessato anche una persona che ha combattuto sia quello che riguarda la conservazione dei beni culturali e per far sì che in Italia i musei siano protetti. Per cui essere qui questa sera come artista di cinema e di teatro e far parte, e in fondo noi artisti siamo un bene comune anche noi, della gente, e questo premio lo dedico appunto a chi in questi anni ha combattuto l'arma dei carabinieri, soprattutto, no? Da questo punto di vista, perché i furti d'arte e soprattutto il recupero delle opere d'arte, a chi veramente ha dato qualcosa al nostro paese da questo punto di vista. Anche stasera, Sindaco, il Castello dell'Abate si è riempito di opere d'arte curate da Vittorio Sgarbi, ma soprattutto tante le personalità incantate da Castellabate. Castellabate è ancora protagonista. Grazie alla Fondazione, insieme alla Fondazione, e grazie al lavoro meticoloso che si mette, cioè sul quale ci adoperiamo, grazie a Santino Carta. Quindi facciamo un lavoro importante, questo diventa sempre di più un appuntamento insomma, che sta oramai assumendo connotati importanti che vanno ben oltre quelli, diciamo, del nostro territorio, ma diciamo carattere nazionale, e le presenze, gli artisti, i premiati, insomma, sono tutte testimonianze appunto che dicono l'importanza e il grande lavoro che si sta facendo. Premiato da parte del Comune di Castellabate un magistrato, Laudati, quest'anno dopo Claudio Bisio nello scorso anno si pensa più a una figura molto legata a Castellabate, perché qui vive le sue vacanze anche. Sì, è stata una scelta ponderata, è una scelta che noi abbiamo fatto proprio perché
che la figura dottor Laudati, e poi simbolicamente perché è un territorio così bello e anche frequentato da persone importanti, e, insomma, il dottor Laudati nella testimonianza, e quindi abbiamo voluto premiarlo per l'impegno, per diciamo, l'importanza della sua attività professionale, ma anche la testimonianza dell'attaccamento di tante persone che, come il dottor Laudati, portano Castellabate nel cuore.